Ciao ragazze e ragazzi, sono qua ma super di corsa, ahimè, mi dovete scusare per l'assenza, ma ho veramente poco tempo, ultimamente è ancora peggio del solito. Bene, mi trucco perché procedo intanto e prendo il mio, ho trovato questa spugnetta. Si chiama Beauty e qualcosa. Io l'ho trovata da Primor. Quando vado a fare la spesa, passo dentro se mi occorre qualcosa. Siccome è molto morbida e poi la è molto bella la forma, ecco. E niente, quindi quando faccio la spesa passo dentro se mi serve qualcosa. L'altra spugnetta l'ho eliminata perché si era rotta. Ah, non vi ho fatto vedere le mie unghie, sono particolari. Si chiama Baby Boom, non mi ricordo, una cosa così. Ho voluto provare a farla. Ho scelto un grigio, però mi mette il grigio e invece del grigio viene fuori oro con i glitter, c'era rimasta e siccome io non lo volevo oro con i glitter, ma volevo un bel grigio e nulla. Poi mi ha fatto vedere questa, a me piace visto che siamo verso l'autunno ormai. Io le tengo un mese, no? Come ben sapete ormai. Voi spero tutto bene. Io sono stressata più che mai e si va avanti finché duro. Sto prendendo la vitamina D perché ho dolori dappertutto, insomma, anche tanto per gradire. Allora, bando alle ciance. Dunque, avevo preso delle cosine intanto, ma nulla di particolare. Questo quando lo finirò, mi sa che lo riacquisterò. Sono di corsa, perciò non posso, non sto proprio a guardate il capello, come si suol dire. Non i capelli, il capello nel senso che si capisce cosa voglio dire, no? Mettiamolo anche qui. Sono messa a cucinare perché prima devo fare quello che devo. Ferie io non ne ho fatte, cioè non sono stata via, solo quel giorno al lago e basta con mio nipote e una mia figlia. Le mie figlie sono tornate, tutto ok, per fortuna. Ora, prima passo a quello che voglio, o utilizzo questa perché oggi ho voglia di utilizzare questa. Prendo questo ombrettino qua e lo applico sulla palpebra mobile. In più si aggiungono sempre vari problemi, insomma, per fortuna risolvibili, ma noiosi e fanno perdere tempo praticamente. Da quando c'è stata la grandine, la macchina ha fatto i capricci, poverina, e devo portarla, mi sta via 3 settimane. Tutte cose così noiose, devo cambiare, cioè avere il medico, perché il medico ancora non ce l'ho. E sono pasticci che sembrano, sono banalità magari, ma non troppo quella del medico, ma devo risolverle, insomma, capite? Ora prendo un po' di questo, è blu, lo so, blu scuro, ma a me piace. A me piace il vario contrasto che si utilizza.
C'è un make-up che vorrei fare, realizzare, ma adesso sono un po' troppo di corsa. Magari vediamo se riesco. Bene. L'eyeliner sfumato e mi piace tantissimo. Ho visto che adesso in vari tutorial, io intanto prendo, vari tutorial lo utilizzano, lo fanno, ma vari make-up party, scusate. Lo realizzano. Secondo me piace perché è molto bello. E oggi ormai ho dato con questo e invece non va messo così. Lo voglio fare con voi una volta, magari adesso vedo quando mi piacerebbe farlo. Intanto metto questo qua. Sempre con le dita, lo applico qui, bam, così, bam, di getto. Poi prendo un pennello più piccino, prendo quest'altro, vado un po' qua. Insomma. Scusate, un plucco. Allora, poi. Aspettate un attimino. Arrivo, ho preso una salviettina così. Ok. Allora, dunque. Prendo poi il pennello un po' più grande e vado con la palette di Mario, che è questa che vi avevo mostrato, e vado a prelevare questo qui. Parto un po' qua. Sono belli scriventi, super strong. Ho visto che ha anche palette shimmer, sempre di questa grandezza e i quad. La stessa cifra, no, il quad no, ovviamente un po' meno. Insomma, intanto metto il mio adorato e amato prima terminare questo, anche se ci vuole una vita, quindi penso di alternarlo un tantino, però con quello, mi ricordate quello che ho sempre usato, no? Che mi piace tantissimo. E quindi lo alterno, è molto simile come colorazione, molto color caramello. Finito, ciao, no, scherzo. Niente, avevo portato anche la matita marrone per fare quella, pensavo di fare quel lavoro lì di sfumatura, ma no, oggi no, ho preso la mia matita nuova della Tattoo perché l'altra era proprio ormai minimi termini, super mini, e la terrò siccome è un mozzicone, moncone, chiamatelo come volete. Piccolo, lo utilizzo per la borsa. Lo metto in borsa, non lo utilizzo. Sì, lo metto in borsa in modo che se dovesse servirmi nelle rare occasioni lo utilizzerò. Non occasione di uscita, eh. Quando mai? Io vado solo dalle mie figlie, faccio la spesa, torno a casa, corro di qua, corro di là a fare le cose di casa e poi mamma. Ora mettiamo l'eyeliner. Io questo ve lo straconsiglio, ragazze, ve lo ridico. La Pinalli penso che costi meno, non ho idea.
Io ho preso, ho ordinato da Pinalli. Non sono io brava a metterlo. Veramente, veramente. È lui. Stracomodo, sottile, molto scrivente, waterproof e molto nero. Ora, metto il mascara, il solito bombolo, bombolo. Comunque è vero, questa palette di Wycon fantastica, strepitosa per me. Almeno a me piace proprio tanto, poi va, come tutte le cose va a gusto, no? Queste cose si sanno già. Io parlo per la mia, per il mio gusto. Per la mia esperienza. Quel poco che ho, che ho constatato, mi trovo benissimo, perché è una scrivenza veramente, veramente bella. Allora, mi piace proprio tanto questo colore, è particolare. Bene, ah, poi volevo farvi vedere di NYX, avevo acquistato questo, mi era arrivato. Ed è, guardate che bello, non è un rossetto, sono dei blush. Sì, si possono utilizzare come uno crede. Questa è la numero... No, si chiama... La 03. 03. Allora, come blush io oggi applico questo. Quello sono molto belli, però oggi ho voglia di applicare questo. Guardate, ho già il buco. E mi piace proprio. Che vedevo di. Mi piace proprio l'effetto che dà luminoso sulla pelle, proprio bello. A parte la colorazione che per me è super. Quindi merita. Ho le labbra un po' secche, come non l'ho portato, sì, illuminante uso lui di Rare Beauty, comunque il brand Rare Beauty per me è ottimo. Nel frattempo ho fatto anche i baffetti, mi sono depilata con la cerettina. Nel supermercato, ecco, e anche lì sempre di corsa, però cerco di non trascurarmi del tutto, perché un po' lo faccio rispetto a quando andavo in ufficio. È pronto, ho fatto anche una torta di amaretti e pesche. Oh, vediamo, l'ho inventata. Non è che ci voglia, poi dopo sono sempre quelli gli ingredienti, non ho messo uova. Avevo preso a suo tempo questo di Clarins e questo grigio, che è l'unico che c'è di quel colore. Chi non vuole una matita colorata, ci sono anche le matite, quelle
trasparenti per le vendono un po' tutti i brand. Anche Kiko, se non vado errata. E poi applico questo, che ha una luminosità spaziale. Quindi chi non vuole. Chi non vuole un colore, può usare quella matita, così dà l'effetto solo luminoso di gloss. Questo è il mio make-up terminato. I capelli, stanno crescendo pian piano, insomma. Un bacione, ciao a tutte. A presto, spero.